Oggi, 17 luglio 2024, ricorre il decimo anniversario della morte dei ferrovieri Vincenzo Ricco Bono, 54 anni di Agrigento, Antonio Laporta, 55 anni di Porto Empedocle e Luigi Gazziano, 57 anni di Aragona, vittime della strage di Falconara. I tre operai al lavoro sul binario furono investiti da un treno in transito in territorio di Butera. In occasione della ricorrenza, l'associazione AEL, acronimo di Antonio, Enzo e Luigi, ha organizzato come ogni anno una manifestazione commemorativa alla stazione centrale di Agrigento, con la deposizione di una corona di fiori al monumento Ferro, Cuore, Attimo. Come spesso si dice, a volte è stata anche fatalità, però è chiaro che ci sono delle precise responsabilità che ancora devono essere accertate. Gli operai stavano lavorando lungo una linea e per lavorare lungo questa linea che era tra Canicattì e Gela, è chiaro che evidentemente la linea risultava chiusa, però è transitato ugualmente un treno e purtroppo non c'è stato scampo per i tre operai. Oggi siamo qui ad Agrigento Centrale per onorarli, per ricordarli. Sono passati 10 anni e più volte durante questa cerimonia è stato sottolineato un fatto, un discorso, cioè 10 anni non sono pochi, iniziano a essere tanti, è un anniversario tondo e quindi era giusto ricordarli, è giusto ricordarli non solo per questi 10 anni ma anche per il futuro. Non si ricordano soltanto i primi 10 anni della loro scomparsa, si ricorda il fatto che questi operai devono essere commemorati a lungo, anche perché nelle ferrovie, ma come in ogni luogo di lavoro, e oggi questo è un tema più che mai attuale, non devono esserci altri lutti. Sono passati 10 anni e, come ho già detto durante la manifestazione di ricordo, sono quei fatidici 10 anni in cui una si immagina la propria vita, e 10 anni fa non mi immaginavo tutto questo onestamente. E non sono momenti semplici, però è giusto mantenere vivo il ricordo e la memoria, anche purtroppo in queste circostanze così spiacevoli, proprio per non far dimenticare, perché non lo meritavano. E quindi comunque sia i ringraziamenti vanno alle associazioni che se ne interessano, l'associazione AEL, Antonio Enzo e Luigi, l'associazione Ferrovie Caos. Dopo 10 anni siamo ancora qua per commemorare i nostri tre colleghi, Antonio, Enzo e Luigi. Questa è la grande dimostrazione che tutti noi ferrovieri vogliamo manifestare, questo affetto per i nostri tre colleghi che abbiamo conosciuto benissimo. E un forte abbraccio, un forte affetto anche ai familiari.